Ciao ragazzi, bentornati, che da un po' che non ci si vede. Allora, come promesso, farò dei video ogni tot al bisogno e al piacere di farli e su qualche idea che mi gira, che mi frulla per la testa, ok? Allora, sto imbastendo un progettino nuovo, interessante, che vorrei condividere con voi magari nei prossimi mesi. Però partiamo dalle basi. Allora, oggi voglio crearmi una struttura di partenza, un bel CSS super fotonico, performante, con tutte le robettine al suo posto che mi servono, quindi vi faccio vedere come costruirlo correttamente, che è quello che uso di norma come base di partenza. Quando devo creare dei template. Sono molti anni che ovviamente seguo questo criterio e lo aggiorno costantemente. Diciamo che questa è un po' la versione 2023, ma presumo anche 2024. Ok, ci mettiamo due o tre robettine dentro. Allora, prima di tutto, se volete, iscrivetevi al canale, se avete voglia, se non avete voglia, mi fa lo stesso, non cambia nulla. Ok, e lasciate i commenti e le domande. Non so quando uscirà il prossimo video, però mi piacerebbe fare un video molto lungo, magari 2 o 3 ore di video dove montiamo tutta una struttura. Però vediamo, insomma, il tempo permettendo, se voglia di fare sta cosa. Ok, andiamo, sigla. Allora, questa è la mia strutturina di partenza. Quindi vedete che abbiamo una cartella CSS, una cartella fonts, una cartella IMG, una cartella JS, una cartella web fonts, la index. Allora, partiamo dalle risorse che mi servono quando creo una struttura di partenza. La prima cosa sicuramente è che ho bisogno di scegliermi il font che voglio utilizzare per questa struttura. E naturalmente, sulla base di questo non vado più a caricare i font con le API di Google perché è vietato dal GDPR. E quindi mi vado a creare fisicamente la cartella. In questo caso, per questo progetto, ho scelto il Poppins nelle versioni regular 400, medium 500 e semi bold 600. Ok, per recuperare ovviamente i font, mi faccio aiutare da Google Web Font Helper, l'ho già fatto in un altro video. Vado a scrivere il nome del font, ok. Poi qua sotto vado a selezionare i pesi che mi interessano, ok. Dopodiché metto Modern Browser, vado a copiarmi questa struttura che è il font face da mettere nel foglio di stile. Poi mi vado a scaricare i file già ottimizzati per il web e sapendo che comunque la cartella che scaricherò la devo rinominare in fonts. Ok, perché questo è il percorso che poi è nel foglio di stile viene già predefinito, vedete, due punti slash fonts. Quindi fantastico. Ho messo la cartella fonts e sono a posto. Nel foglio di stile poi vediamo, vado ad incollare il font face. L'altra cosa che mi serve ovviamente di norma è font of zone per le iconcine. Io lo uso sempre, anche in questo caso non utilizzo le API, ma preferisco andare a scaricarmi fisicamente la struttura con i file. Quindi all'interno della cartella Web Fonts ho i font, quelli free che mi servono, e all'interno della cartella CSS dove ho creato il mio foglio di stile, che poi andiamo a vedere, ho il file all.css di Font of Zone. Da dove vado a pigliare Font of Zone? Dal suo sito ufficiale, quindi vado su fontofzone.com, start for free, ok? Mi vado poi qui sotto a cliccare download e da download mi vado a prendere la free for web dell'ultima versione. Dalla cartella mi vado a estrapolare i file che mi servono, la cartella web fonts con dentro i font fisici, quelli gratuiti, e il file all.css che metto nella mia cartella CSS. Ultima cosa che mi serve prima di iniziare, ovviamente, è jQuery, perché possiamo scrivere anche JavaScript, ok? Ma siccome poi in WordPress c'è jQuery, io il più delle volte vado a sfruttarlo finché c'è all'interno, così scrivo meno script e sfrutto un po' di più una struttura già preesistente. Per fare jQuery, ovviamente, mi serve il file fisico jQuery.js e poi c'è questo file che mi creo io, custom.js, dove metto gli scrippettini che si agganciano alla libreria. Da dove me vado a pigliare la risorsa? Semplicissimo, vado nel sito jQuery.com, vado a cliccare su Download jQuery all'ultima versione e mi vado a scaricare la versione compressa, quella minifeed. Ci clicco, posso anche fare copia e incolla di questa e incollarla in un file che ho chiamato jQuery.js, ok? Benissimo, queste sono le risorse che andiamo a utilizzare e fin qua ci siamo arrivati tranquillamente. Dopodiché, all'interno del mio index.html che mi vado a creare, sfrutto m e scrivo html:// tab, forse 2.5 tab, e mi si crea la struttura di partenza che mi va benissimo, ok? Qua vado a mettere home, nome del progetto e compagnia bella. E poi qua sotto vado a fare i vari collegamenti. Allora, collegamento numero 1, mi vado a collegare con link tab, mi vado a collegare a css all.css.
il CSS di Font Awesome. Poi ne faccio un altro, scrivo link rel style css slash e mi vado a collegare al mio style.css. Dopodiché, siccome voglio fare le cose fatte bene, vado a collegarmi alla cartella img dove mi sono preparato una serie di immagini che vi mostrerò in un altro video e mi vado a caricare la favicon, ricordandomi che questo non è uno style sheet ma è un icon, ok? Quindi anche qui sono a posto. Non di meno, prima della chiusura del body, io sono solito mettere lì, faccio script source, mi vado a caricare dalla cartella JS in primis assolutamente jQuery.js, quindi la libreria, e poi vado a capo, faccio uno script source e mi vado a caricare JS slash, questa volta il mio file custom.js, quindi l'HTML è fatto. Nel foglio di stile adesso vi vado a spiegare le cose che ho inserito per preparare questa mia strutturina di partenza, che vi invito a seguire e fare. Non le scriverò una per una, ma ve le vado a spiegare. Allora, alcune sono opzionali ovviamente. Il mio foglio di stile, che adesso è meravigliosamente collegato, infatti se vado a ricaricare la pagina mi dovrebbe prendere il colore scuro che ho pensato per questo sitino, questo progettino che sto realizzando. All'inizio del mio foglio di stile style.css ho messo le tre regole font face che mi sono copiato e incollato dal sito Google Web Fonts Helper, quindi i font sono collegati. Appena sotto mi sono preparato, vedete, i due punti root, mi sono preparato le variabili cui colori che userò all'interno di questo progetto. Un bianco, il mio classico 39F, ovviamente, che non può mancare, e tutta un'altra serie di colori dark che vado a spiaccicare all'interno della struttura. Poi, come di consueto, asterisco, selettore universale, all, box sizing, border box, margin 0, padding 0. Questa qui è facoltativa, siccome se voglio fare degli scroll anche semplicemente con lo scroll al top, ok, vado a implementare questa regola HTML scroll behavior smooth che mi permette di far vedere lo scroll degli elementi quando faccio le ancore. Nel dubbio di dover utilizzare ancora i float da qualche parte, cosa che ogni tanto può succedere, mi preparo un punto clear con il valore clear bot per annullare, ovviamente, per rimettere in comunicazione i flussi del codice. Mi preparo le immagini già responsive img 8 auto max width 100%. Per i form di contatto, a me non piace l'outline che viene messa dal browser quando sto scrivendo dentro un campo form, quindi la vado a togliere, questo è facoltativo, quindi ho due punti focus outline none. Nel body vado a piazzare background color, la variabile con che mi sono preparato per il colore di sfondo, font family, il font che mi sono caricato, sans serif. Mi preparo un clear fix che non fa mai male, sempre partendo dal presupposto che ogni tanto magari può capitare di mettere insieme delle cose utilizzando ancora i vecchi float, cosa che comunque vi sconsiglio di fare. Un contenitore da 1160 pixel margin 0 auto e poi il grid system che andrò a gestire con display flex, con flexbox, ok? Che al momento quindi hanno come unica dichiarazione, questa cosa ve l'ho fatta vedere mille volte, le misure, quindi una colonna da 1, una colonna 2 da 16.6 periodico, una colonna 3 da 25% per fare layout a 4 colonne, una colonna da 4 al 33.3 periodico per cento per fare le colonne da 3, una col 6 per fare le due colonne affiancate e poi una colonna da 8 da incastrare con una da 4, una colonna da 10 da incastrare con una da 2, ok? Mi preparo sempre un paio di asset, quindi un piccolo divider per creare le spaziature che è un po' sul modello del blocco spazio che trovate all'interno di Gutenberg su WordPress, una spaziatura un po' più grande con un padding da 70 pixel, quindi sono classi riutilizzabili, una classe responsive se mai dovessi aver bisogno di fare delle immagini che vanno a occupare tutto lo spazio disponibile, la posso aggiungere direttamente al marcatore img eventualmente, una classe center per andare velocemente a mettere al centro tutti gli elementi che magari sono presenti dentro un div o dentro un marcatore semantico. Poi è mia abitudine, ma anche questa è facoltativa, andare a mettere un break word, word wrap, su tutti quelli che sono i marcatori di testo, in maniera che riesco a allineare un po' meglio lì a capo quando il browser diventa molto piccolo nei telefonini, ok? Però questa cosa qua bisogna prenderla un po' con le pinze e gestirla con calma. Da qui andrò a definire il mio CSS del progetto che devo fare, sotto è mia abitudine andare a riposizionare i breakpoint delle media query per i dispositivi, quindi un primo stacco dove il contenitore diventa flessibile da 1200 a 1024,
Da 1024 in giù il contenitore di nuovo flessibile me lo porto fino a 0, ok? E poi qua sotto dove abbiamo i 768, quindi diciamo che più o meno da qui a qui siamo grosso modo in zona tablet, anche se non è propriamente così, ok? E dai 768 giù siamo assolutamente comunque nella maggioranza dei casi in zona smartphone, quindi portrait landscape. Mi vado a rivedere le mie belle colonnine che hanno delle misure sopra di grid system e le porto tutte al 100%. In questo modo posso gestire layout flessibili in maniera semplice ed efficace. Quindi, ripeto, strutturalmente andiamo a creare un file index con tutti i vari collegamenti, web font per font option per fare le icone, una cartella img per tutte le immagini che ci serviranno, la cartella font con il font che avete scelto per il progetto, una cartella css con dentro il vostro foglio di stile e il css di font option. Nel file js lo script che farete voi, il custom js o main js come volete chiamarlo, e il file jQuery.min. Ovviamente nel custom js nessuno ci vieta di scrivere poi anche JavaScript puro, ok? A questo magari poi vanno aggiunte altre librerie per fare animazioni piuttosto che altre situazioni all'interno della struttura, che però quelle lì ovviamente si decidono di volta in volta. Partendo da questa base, l'unica cosa che dovete fare quando vi approcciate ad un progetto è andare a caricare il font giusto o i font giusti per quel progetto lì, ok? E andare ovviamente a settare le immagini corrette, tutto il resto grosso modo rimane praticamente identico, quindi una base di partenza ottimale, e il fatto di sfruttare ovviamente le variabili vi permette di andare poi a sostituire i vari colori con quelli del progetto. Ok, allora preparatevi questa bella cartellina che a tempo debito ci mettiamo a lavoro e vediamo di fare una cosa bella figa e completa. Ok, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo la prossima, Dio solo sa quando. Grazie per avermi seguito in questo video, see you next time guys.